Edizione del Presepe Vivente, siamo qui a Sette Fighi in compagnia di Pietro Sabarese nelle vesti del re Erode e tra gli organizzatori di questa bella manifestazione, un evento culturale che è giunto appunto, dicevamo, all'ottava edizione. Inizialmente si è svolto nella frazione di Carpineto, ora c'è stato questo cambio di località a Sette Fighi, però lasciamo la parola a Pietro. Sì, come tu hai detto, la manifestazione che si è svolta da ben 8 anni, inizialmente l'abbiamo fatta a Carpineto, poi man mano ci siamo spostati in questa località che è molto più suggestiva, perché diciamo che a Carpineto ci impegnava un pochino in più, che dovevamo costruire pure la struttura. Qua, come vedete, i luoghi sono adatti proprio per ricreare questa manifestazione. Diciamo che prende un po' tutta la popolazione, sia di Carpineto che di Sette Fighi, che collabora a questa,
questo evento che, ripetiamo, è giunto all'ottava edizione e che sta avendo un notevole successo. Anche la parrocchia di Carpineto e Sette Fighe è coinvolta, giusto? Sì, 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 un ringraziamento anche ai sacerdoti che ci stanno vicino e fanno sì che questa manifestazione vada avanti. Quanti giorni dura qui a Sette Fighe? Allora, sono 5 giorni, siamo stati sfortunati il 27 e il 28 perché c'è stato brutto tempo, ma c'è stato ieri, oggi e la Befana. La Befana arriveranno i 3 maggi, facciamo un'altra bella giornata di manifestazione. Un'ultima domanda, penserete di ripeterla nei prossimi anni? Sicuramente, di ripeterla e di migliorarci. Infatti abbiamo messo all'ingresso un registro anche per i suggerimenti, cioè per cercare di migliorare sempre di più. Presepe vivente che in quest'anno si tiene nella località di Sette Fighe, è la prima volta, giusto Donato? No, in verità questa è la terza volta che si tiene qua a Sette Fighe, abbiamo fatto delle precedenti edizioni a Carpineto con un discreto successo, adesso ci siamo spostati in questo borgo che è poco conosciuto e che racchiude all'interno tutti questi vicoli e vicoletti e abbiamo trovato una disponibilità molto 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 grande da parte degli abitanti di Sette Fighe. Io sono di Sette Fighe e ci hanno aperto le loro case, che dire, abbiamo aperto tutte queste case vecchie che non si vedevano da tanto tempo ed è molto più caratteristico qui in questi. Molti ci chiedono Sette Fighe, ma dove sta questo spazio? Ebbene, questo è l'interno di Sette Fighe, tutto collegato con vicoli e con vicoletti. Infatti molti conoscono Sette Fighe solo come una strada di passaggio del comune di Fisciano, però stiamo scoprendo, come qui si può notare, uno splendido scenario molto suggestivo con la grotta di Gesù Bambino e una bella organizzazione con il coinvolgimento di tutta la popolazione locale. E vogliamo ringraziare, credo, anche la parrocchia. Sì, voglio ringraziare la parrocchia, i sacerdoti, perché da loro e dalla parrocchia noi agiamo sempre come gruppo parrocchiale, siamo collaboratori parrocchiali e da lì nasce l'idea di questo presepe. Ringraziamo un poco tutti i sacerdoti, ma ringraziamo soprattutto anche chi ci aiuta fattivamente, i figuranti e tutti quelli che lavorano dalla mattina alla sera per preparare questo presepe. Ringraziamo Don Antonio Pisani, ringraziamo Don Sergio Capone, ringraziamo Don Luigi Savino, Don Antonio Santoro, tutti gli esponenti del clero e poi soprattutto Sette Fighe, i ragazzi di Sette Fighe, gli abitanti di Sette Fighe. Giro l'ultima domanda che ho fatto anche all'altro organizzatore, Pietro Sabarese: per i prossimi anni c'è la volontà di continuare su questa strada? Sì, assolutamente, questa è l'ottava edizione, c'è la volontà di ingrandirsi, anche già quest'anno ci siamo ingranditi un po', che abbiamo preso altre piazze, c'è la volontà di fare qualcosa di più grande, sicuramente con l'impegno di tutti e con l'impegno di tutti ci possiamo riuscire. Le cose non si fanno, ci vogliono anche i soldi sicuramente, ma le cose non si fanno con i soldi, le cose si fanno con il cuore, con la voglia di fare, con lo spirito di fraternità che ci contraddistingue. Thank you.
Napoli. Pastorale della Valle dell'Irno in compagnia di Don Luigi Savino e tra gli organizzatori e promotori di questa 8ª edizione del Presepe Vivente che precedentemente si è tenuto a Carpineto e da 3 edizioni che si tiene a Settefichi. Sì, è una tradizione che abbiamo ritrovata e certamente è un grande dono per l'intera unità. Riproporre attraverso le scene la natività si richiama quei grandi valori che sono i valori a quali faceva cenno anche Papa Francesco nella messa di Natale, la tenerezza di un bimbo che viene a farsi uomo perché l'uomo diventi come Dio. Ecco, il presepe vivente che in questa piccola borgata di Settefichi trova anche una naturale, diciamo, sfondo proprio anche per la morfologia dei luoghi, ci ricorda anche la Palestina, i luoghi santi dove è nato Gesù.
ma al di là di questa occasione è l'intera comunità ecclesiale civile, in modo particolare di Carpinete e Sette Fichi, piccola ma una comunità coesa che viene sempre di più richiamata a quei grandi valori che hanno fatto grande la storia. Ecco, Don Antonio, dicevamo che Sette Fichi da molti è conosciuta soltanto come una strada di passaggio del comune di Fisciano, mentre abbiamo scoperto anche grazie appunto alla telecamera che ci sono dei borghi e dei vicoli veramente molto suggestivi che si adattano ad un presepe vivente. Certamente, bravo. E sembra solo una strada di passaggio, invece è una strada dove ci sono veramente tante famiglie buone che una volta vivevano anche in queste piccole realtà come le piccole case. Oggi certamente ci sono nuove aggregazioni, nuove famiglie, ma è restato diciamo l'originale impianto del paese così com'era, ed è stato bello che i ragazzi hanno voluto, Donato, Vincenzo, hanno voluto, che sono gli organizzatori materiali, hanno voluto ripristinare in questi luoghi le scene del presepio. Per i prossimi anni potranno contare ancora sul vostro aiuto? Solo Dio sa. Certamente il prete passa, noi siamo qui, io e Don Luigi insieme con Don Sergio, ma chi verrà dopo di noi farà più di noi e meglio di noi. Aspetta, fermiamo. A Napoli!